Le Iene Show, 8 ottobre, Nicola Savino ospita Emma Marrone. Nicola Savino, cosa è successo con Emma Marrone alle Iene Show? Domani andrà in onda un nuovo appuntamento delle Iene Show, in compagnia di Nicola Savino e gli storici inviati dallo Smoking Nero. Se la scorsa settimana, vittime di terribili scherzi, le protagoniste del programma più irriverente di sempre erano Elenire Casalegno ed Eva Enger, questa volta avremo in studio Emma Marrone, la famosa cantante e direttore artistico di Amici di Maria De Filippi. Anche l'interprete di Amami è stata vittima di un terribile scherzo organizzato del famoso programma di Italia 1. No, fortunatamente per lei. Emma Marrone, grazie alla collaborazione con Mary Sarnataro, ha incontrato uno dei suoi haters. Cosa sono gli haters? Sono persone che odiano un personaggio che gode di una certa popolarità. Grazie alle anticipazioni trapelate in rete da blog, possiamo confermarmi che la famosa cantante ha incontrato un suo hater, che trascorre il suo tempo lasciando commenti di dubbio gusto sui profili social della cantante scoperta da Maria De Filippi con il suo talento. Le Iene Show, che già durante la scorsa edizione aveva proposto questo tipo di servizi al suo fedele pubblico, è pronto a replicare, donando ai bulli del web la popolarità che tanto bramano. Emma Marrone, il terribile incontro alle Iene Show con Nicola Savino. Nonostante Emma Marrone sia stata elogiata per il suo ruolo ad Amici da numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, che è sempre chi sul web prova a demolire i suoi successi, insultando pesantemente la famosa cantante pugliese. Lo staff delle Iene Show, il programma condotto da Nicola Savino, è riuscito a far incontrare l'interprete di Amami e un suo hater. Prima di Emma Marrone, la Sarnataro aveva realizzato questo tipo di servizio insieme a Belen Rodriguez e Vladimir Luxuria, riscuotendo un certo successo sul web. C'è da dire che non è facile come si pensi realizzare un servizio di questo tipo. Spesso, chi commenta in malo modo i profili dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo utilizza profili fake, falsi, creati apposta per non esporsi in prima persona. Oppure sono difficilmente raggiungibili. Bisogna controllare quotidianamente i loro profili e scoprire, attraverso i post condivisi sui social, in quale modo poterli attirare all'interno della trappola televisiva. Un lavoro difficile, che lo staff delle Iene Show riesce tranquillamente a svolgere. Segnate la data, l'appuntamento con Nicola Savino, per vedere Emma dirne di santa ragione a cui la importuna, è domani sera alle 21:00 circa su Italia 1.